INAIL. La ricerca INAIL presente a Maker Faire Rome 2020, ottava edizione del più grande evento europeo sull'innovazione che quest'anno si svolge in modalità esclusivamente digitale. L'istituto partecipa con interviste sul canale Main, uno stand virtuale e due webinar. Il primo seminario online organizzato dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale si concentra sull'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare i processi di apprendimento e sviluppare nuove competenze negli attuali contesti di formazione. A questo scopo la cosiddetta gamification rappresenta un valido contributo, in quanto attraverso il divertimento aumentano la motivazione, il coinvolgimento e la collaborazione tra gli studenti. Il webinar è strutturato in modalità partecipata e prevede l'esperienza di gioco Sicuri si diventa, relativa alle tematiche di salute e sicurezza nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, attraverso la quale i partecipanti possono acquisire maggiori conoscenze e verificare le conseguenze pratiche dei comportamenti messi in atto in alcune situazioni lavorative a rischio nei settori dell'agricoltura, delle costruzioni e del manifatturiero. Nel secondo appuntamento, il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche offre una panoramica sulle attività di ricerca avviate con i partner scientifici nazionali e internazionali per la sperimentazione di soluzioni innovative basate sulle tecnologie abilitanti, dall'utilizzo della realtà aumentata per la sicurezza dei lavoratori ai progetti SenseRisk e Mac4Pro per il monitoraggio e la diagnostica di attrezzature di lavoro, strutture e infrastrutture, fino alla procedura per l'esecuzione da remoto di verifiche sulle attrezzature a pressione. Sul canale Main, con due interviste, vengono presentati i progetti MELA, realizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia, e Mac4Pro, mentre nello stand espositivo digitale trovano spazio i progetti SenseRisk, Sofia, Recon e i risultati conseguiti con l'Istituto Italiano di Tecnologia per la realizzazione di un esoscheletro collaborativo e di un robot teleoperativo.